ragazzi, sono Spiccicalle, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi facciamo un video tag ideato da Massi. Il video tag si chiama Il mio viaggio su YouTube. È un video tag che parla della propria esperienza appunto su YouTube, come mai si è deciso di iniziare appunto a fare video su YouTube e che cosa appunto se ne pensa appunto di questa esperienza. Partiamo subito perché sono 9 domande. Allora, domanda numero 1: perché hai iniziato a fare video? Allora, i motivi, sarebbe più corretto dire, che mi hanno spinto a iniziare a fare video su YouTube sono sostanzialmente 2. Il primo, forse quello più importante, è dovuto al fatto che io ho sempre avuto un piccolo problemino nel rapportarmi con le persone. Mi spiego meglio. Quando ero a scuola avevo problemi con le interrogazioni, nel senso che non riuscivo a parlare. I professori erano disperati, infatti andavo malissimo, vabbè malissimo no, però nella maggior parte delle materie durante le interrogazioni non prendevo dei gran voti, mentre magari lo scritto prendevo anche dei voti eccellenti, e anche all'università facevo fatica con gli esami orali. E ho fatto un lavoro da Mondolibri appunto che aveva come scopo appunto anche questo, nel senso che parlavo con le persone. Però dopo che ho smesso, diciamo che come se non avessi mai iniziato, è tutto regredito, non è progredito, anzi. Così dopo che ho fatto un esame orale di giapponese, e dopo aver visto il panico che ho avuto e che mi aveva totalmente impedito di parlare, ho deciso che era il caso di iniziare a trovare il modo per farmela letteralmente passare, perché anche andando avanti nella vita non era possibile che io continuassi così. E così un giorno, vagando appunto per internet, sono capitata su un video di una youtuber, Kira85F, Elisa, che saluto, che appunto parlava di manga. E così ho pensato, perché no, magari perché proviamo. E da lì appunto è iniziata la mia esperienza su YouTube, un'esperienza in questo campo molto positiva perché mi sta e mi ha aiutato tantissimo. E poi il secondo motivo è perché mi piace condividere con gli altri la mia passione, che è la lettura, sia che essa sia rivolta ai manga. Infatti questo canale è nato inizialmente rivolto solamente verso i manga, e poi dopo si è sviluppato anche con i libri, che in realtà è stata la mia prima passione, appunto i libri, poi sono passata anche ai fumetti. Poi domanda numero 2: ti ha ispirato qualcuno? Beh, come già ho detto, mi ha assolutamente ispirato Elisa, cioè Kira85F, seguita assolutamente da Domenico, cioè Caverna di Platone, che ringrazio tantissimo tutti e due, i loro video mi hanno aiutata e spronata tantissimo. Anche Miss Aokiji, Marika, che saluto tantissimo e mi dispiace che non faccia più video. Anche Iris Rome, per quanto riguarda appunto i manga, poi tantissimi altri ovviamente, ma questi sono i principali. Per quanto riguarda ovviamente gli youtubers che poi parlano di libri, sicuramente quelli che mi hanno ispirata sono Silver Reflex, Mattia, Miss Tortellino, cioè Leonora e Luisa. Loro tre sono i principali, diciamo, i più longevi, quelli che ho iniziato a seguire prima di tanti altri. Poi domanda numero 3: da quando iniziate hai mai avuto la voglia di lasciare il tutto? Assolutamente no, per il momento non ho ancora avuto il bisogno di premere questo interruttore, e spero che non arrivi mai il momento, perché la mia quotidianità comprende anche i video. Le mie giornate trascorrono normali, e diciamo che il girare il video fa parte di questa normalità delle mie giornate. Infatti mentre ero a Francoforte mi sembrava molto strano per 2 settimane non riuscire a girare manco un video. Infatti ero tentata più di una volta di girarne uno con la webcam, però alla fine non l'ho fatto, più che altro per il riflesso e anche per il fatto che non era a casa mia, quindi non mi sembrava corretto non riprendere posti che non fossero a casa mia. Però per il momento non ho ancora avuto bisogno di premere questo tasto, e spero che quel momento non arrivi mai, anche perché mi diverto a fare video e appunto è diventato parte della mia quotidianità. Poi domanda numero 4: cosa ti spinge a continuare? Beh, assolutamente il fatto che comunque mi diverto tantissimo a girare i video,
che fa è diventato parte della mia quotidianità, quindi mi sembrerebbe molto strano il non girare video, forse mi sentirei anche la mancanza di qualcosa nell'arco della giornata. E ovviamente anche il fatto che mi sta aiutando tantissimo a curarmi, diciamo, tra virgolette, per questa piccola malattia, chiamiamola così, io la trovo una malattia psicologica la mia, di non riuscire a parlare, a rapportarmi con le persone, e mi sta veramente tanto aiutando e mi ha veramente tanto aiutata in questo campo, e so che continuando mi aiuterà ancora di più. E poi vabbè, grazie a YouTube ho conosciuto persone veramente fantastiche e spero magari di conoscerne tante altre in futuro. Quindi questi, diciamo, sono i motivi principali, poi ce ne sarebbero tantissimi altri. Poi domanda numero 5: riguardi mai i tuoi filmati dopo la pubblicazione? Assolutamente sì, per determinati motivi. Il primo è un motivo più che altro tecnico, nel senso che magari mi accorgo in fase di montaggio che mi è scappato qualcosa, nel senso che magari un piccolo strafalcione, magari mi sono scordato di mettere una piccola nota, quindi magari con le annotazioni si riesce a sistemare, quindi una controllata al video prima di metterlo magari in online, quindi come pubblico ci sta sempre per le ultime modifiche. Oppure comunque, come penso sia in realtà rivolta la domanda, riguardo spesso, non tutti i giorni, però magari ogni tanto, i video più vecchi che ho già pubblicato tempo addietro, più che altro per un fatto di vedere quanto io sia migliorata e quanto il fare video mi stia aiutando. Nel senso, a me piace molto vedere quanto nell'arco del tempo, da quando ho aperto il canale fino ad oggi, io sia maturata, io sia cambiata, io sia migliorata, ovviamente, o in meglio o in peggio. In questo caso ovviamente in meglio lo vedo anche da me, perché se riguardo i primi video mi vedevo comunque impacciata, con la voce che tremava, imbarazzata. Ovviamente andando avanti la cosa migliora, e quindi questo è anche un aiuto che mi fa vedere quanto questa, tra virgolette, autocura mi stia aiutando. Devo dire che rispetto ai primi video io mi vedo già molto diversa rispetto appunto all'anno scorso. Poi domanda numero 6: cosa ne pensi del primo filmato che hai pubblicato? La vita di questo canale è stata una vita molto travagliata, perché i primi video che avevo caricato qua sopra risalgono fra il 2008 e il 2011 ed erano degli MV rivolti appunto al genere anime manga. In pratica gli MV, per chi non lo sapesse, sono quei video tipo fan made dove che creano appunto i fan sul loro anime, film oppure manga preferito. Poi dopo appunto ho voluto dare una veste nuova al canale, aprendo appunto il canale riguardo manga, anime e poi appunto anche libri, cancellando questi vecchi video e dandogli nuova veste. E il primo video che potete vedere all'interno del canale è il video di presentazione, un video in cui ero veramente imbarazzata, fatto per di più con la webcam in camera mia di sera con una luce orrenda. Infatti le immagini si muovono tutte al rallentatore, tipo effetto Matrix, avete presente, ecco. E no, si vedeva, era il mio primo video in cui mostravo la mia faccia, ero imbarazzatissima, la voce tremava tantissimo, ero veramente in panico perché ho detto oddio, infatti ci ho pensato tipo un'ora prima di premere il pulsante di registrazione, cosa faccio, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, poi alla fine l'ho fatto. E, però io non capisco quelle persone che dicono no, il primo video non lo guarderò mai più perché non è bello, non mi piaccio, non sono mai piaciuto, magari lo cancello. Secondo me il cancellarlo è una cosa assolutamente sbagliata, perché alla fine è un bel ricordo, tutti ci siamo passati da un primo video e quindi è bello ogni tanto poterlo riguardare, vedere una prima volta, una nostra prima volta, una nostra nuova esperienza che ci ha poi portato ovviamente col tempo a migliorare e diventare le persone che siamo adesso. Quindi secondo me è sempre bello alla fine poi vedere il nostro primo video e per confrontarci per come siamo adesso. Comunque sì, io sinceramente cosa penso del mio primo video? Che ero imbarazzata, ma che però è sempre un bene magari ogni tanto riguardarlo, perché ci fa vedere quanto siamo migliorati rispetto ad allora. Poi domanda numero 7, secondo te è utile quello che fai su YouTube? Secondo me, per me come persona è assolutamente utile, perché come ho detto mi ha aiutato tantissimo e so che anche in futuro mi aiuterà tantissimo.
E poi lo ritengo comunque utile perché mi dà degli risultati, nel senso io lo faccio per passione, perché mi piace farlo e vedo che comunque la gente apprezza quello che faccio e quindi mi rende anche felice, quindi suppongo che quello che io dico e quello che io faccio sia utile per queste persone che mi seguono e che apprezzano i miei video, quindi mi piace scambiare con loro opinioni, quindi suppongo che per loro sia utile quello che io pubblico e quindi la cosa mi fa felice, quindi ritengo che quello che io faccio sia utile, poi magari correggetemi se sbaglio. Penultima domanda, domanda numero 8. Sei emozionato quando vedi il numero di iscritti salire? Assolutamente sì, ma penso un po' come tutti gli youtubers. Io per come andavo all'inizio non pensavo nemmeno di arrivare a 100 iscritti e ora siamo arrivati a 840, giù di lì più o meno. E devo dire che siete veramente tantissimi, io non me lo sarei mai aspettato, non saprei nemmeno che cosa dire, vedere ogni giorno magari arrivare iscritti nuovi mi rende sempre molto felice e mi emoziona tantissimo perché è un traguardo veramente altissimo che non mi aspettavo assolutamente di raggiungere e quindi siete veramente tanti, non saprei nemmeno che cosa dire. Ultima domanda, forse anche la più da batosta, quindi la domanda numero 9. Cosa pensi quando vedi un pollice verso il basso sopra al tuo video? Allora, prima di parlare di me come persona, vorrei fare un discorso in generale, dividendo i video in due categorie, mi piace dividerli così. I video appunto nella categoria dei video che vengono caricati per un motivo, i video che vengono caricati senza un determinato scopo. Partiamo per da quelli che vengono caricati senza un determinato scopo, che sono quei video che racchiudono magari parodie, che racchiudono appunto video, virgolette, cazzate, queste cose qui. Sotto quei video molto spesso ci sono tanti mi piace, ci sono tanti non mi piace. Io come persona sotto quei video, mettete il caso che io veda un video di due persone che si picchiano, oppure due persone ubriache che fanno i cretini, sono la prima a mettere non mi piace senza commentare dicendo il perché quel video non mi piace. È palese che quel video è un video che a me può non piacere come può piacere e io sono una di quelle persone a cui quei video non piacciono e quindi metto non mi piace senza aver l'obbligo di spiegare il perché. È palese che quel video possa non piacere. Anche in mezzo a questa categoria ovviamente ci sono i video parodie che hanno molti mi piace, molti non mi piace. In questo caso anche qui è già un po' diverso. In questo caso mettete che io metto un non mi piace, però qua mi piace specificare il perché ho messo non mi piace. Magari è un film che a me piace molto, quindi metto un non mi piace perché magari quel film mi ha colpita, magari perché per me è un film importante, quindi dico guarda, complimenti per la parodia, però guarda, questo film per me è importante per questo motivo, quindi mi sento magari presa in giro anche io che ho amato questo film, quindi ti metto non mi piace. Quindi è comunque un commento costruttivo, anche se io ho messo un non mi piace. E questa è la prima categoria. Seconda categoria di video sono quei video che hanno uno scopo su YouTube, quindi per esempio come i video di tutorial, di make-up, i video recensioni di anime manga, i gameplay, eccetera, eccetera. Sotto questi video molto spesso si vedono molti non mi piace o comunque dei non mi piace che non hanno mai un riscontro in commento e questa è una cosa che non concepisco, nel senso che se tu mi metti non mi piace vuol dire che c'è qualcosa in quello che ho detto o in quello che faccio o nel modo in cui mi esprimo che a te come persona che guardi il video non ti piace, quindi tu come pubblico almeno dimmi cos'è che non ti è piaciuto con un commento e quindi aiutami a migliorare e per fare in modo che in futuro io possa migliorare anche per te che mi hai trovato magari noiosa, che mi hai trovato magari antipatica. Quindi questa è una cosa che non tollero, per esempio nei non mi piace sotto video costruttivi, tra virgolette, come questi. Un'altra cosa che non tollero magari sotto questo genere di video sono quei momenti in cui magari una persona carica subito il video e dopo un minuto si ritrova già 7/8/9/10 non mi piace. Ovviamente senza un determinato motivo logico, così proprio perché alla gente tira a fare queste cose qua. Ecco, queste sono persone che non hanno un accidente da fare
e che con questo gesto si dimostrano infantili e si comportano come bambini dell'asilo. E queste sono cose ancora che mi fanno più imbestialire dei non mi piace precedenti. E queste sono cose che non concepisco ancora maggiormente. Poi veniamo ovviamente all'ultimo genere di non mi piace, che sono quelli costruttivi, che io accetto, che io sono anche contenta magari di ricevere, che sono i non mi piace contestualizzati da un commento. E sono quei non mi piace che magari la persona mette sotto il video e che contestualizza con un commento dicendo magari guarda, non mi sei piaciuto per questo motivo, potresti migliorare in questo motivo, ti ho messo il pollice in giù. Questi sono quei commenti che io ritrovo assolutamente utili, anche se mi hai messo il pollice in giù, perché è un pollice in giù costruttivo che può aiutarmi a migliorare nel tempo e quindi anche a aiutare me stessa come persona, a magari anche a rapportarmi meglio con le persone, quindi farmi capire dove sto sbagliando e quindi anche a migliorarmi a me appunto come persona, come io Valentina. Ora, passando alla vera e propria domanda del tag, cosa pensi quando vedi un pollice verso il basso sopra i tuoi video? Che a me non mi interessa, se sono pollici in giù non contestualizzati, a me sinceramente non mi interessa assolutamente, li trovo sinceramente delle cose assolutamente inutili che la persona poteva far meno di fare, quindi poteva anche risparmiare energie e non premere quel bottone, rimanere perfettamente indifferente e chiudere il video senza problemi. Mentre se quel non mi piace viene contestualizzato, sono la persona più felice della terra perché mi sta aiutando a migliorare. Ok, il video tag è finito. Io spero che le mie risposte vi siano piaciute, ma soprattutto che siano state esaustive per Massi, che so che si aspettava forse alcune risposte in particolare, penso anche all'ultima, penso che l'ultima fosse quella da cui si aspettava in particolare modo, e spero di essere stata particolarmente esaustiva per lui. Io vi lascio qua sotto nel box informazioni la lista delle domande e il link al suo video, mi raccomando rispondete anche voi lasciandogli un video risposto appunto al video di Massi. Il video tag è finito, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!